Buongiorno ragazzi, stamattina è stato il giorno più bello della mia vita. Finalmente hanno aperto i mercati, cioè l'hanno aperto la settimana scorsa, venerdì scorso, ma non ci sono potuta andare perché ho scelto di andare a Padova dai miei genitori a trovarli, perciò non sono riuscita a venire qua al mercato di venerdì perché ero partita, mi pare, giovedì sera. Perciò finalmente il mio primo mercato, ritornata al mercato di Piazza 8 Agosto a Bologna, dove vado di solito a comprare i tessuti. Ci sono due bancarelle di una signora italiana, che dicevo, e di un altro ragazzo che ha origini indiane, se non sbaglio. Vado di solito da loro a acquistare i miei tessuti, però oggi il ragazzo indiano non c'era, c'era solo la signora italiana che vendeva i tessuti a pezzi già tagliati, quindi penso più o meno hanno su 2 metri di lunghezza. Quindi sono super felice. Stamattina mi sono svegliata prestissimo, tipo alle 8 ero già in piedi, alle 8 e mezza ero via. Sono andata a fare colazione e poi sono andata al mercato. Adesso sono le 12 e mezza, perciò ho già fatto il mio giro e tante altre cose, perché ero arrivata a casa, ero tornata a casa intorno alle 10 e mezza, quindi avevo già fatto tutto, perché avevo due borsoni talmente grandi, perché poi ero passata anche in posta a ritirare un pacco, quindi avevo il pacco e 2 borsoni di tessuti, perché mi sono data la pazza gioia. Non vedevo veramente l'ora di acquistarle e mi sono data la pazza gioia. Penso che per un mese sono a posto, forse anche di più. E adesso vi voglio far vedere tutti i tessuti che ho acquistato. Fatemi sapere quelli che vi piacciono, fatemi sapere se avete delle idee, cosa potrei fare con alcuni di loro. E niente ragazzi, quindi partiamo, vi faccio vedere. Qua c'è un disastro perché li ho messi tutti per terra, c'è un disastro terribile, però partiamo un po' con quello che viene per primo. Allora, primo tessuto che ho acquistato è questo rosa. Secondo me è un cotone, è talmente morbido, ragazzi, voi non avete idea, forse non, cioè la camera non rende, e è abbastanza trasparente. Vediamo, magari ci metto qualcosa sotto se faccio un abito, altrimenti tutto quello che voglio creare con questi tessuti sono tutti tessuti da fare abiti. Voglio creare un po' di abiti e, come vi ho già detto, voglio aprire un sito in cui gli abiti migliori che creo andranno su quel sito e potrete acquistarli se avete voglia, visto che comunque mi avete chiesto se vendo alcuni di loro, ma ovviamente ne farò uno, perché poi se me lo chiedete ve lo faccio su misura, ma intanto ne farò uno, chi vorrà andrà su questo sito che vi metterò e potrete acquistarlo se vi piace. Allora, questo è davvero morbido, oh mio Dio quanto mi piace, non so quanto è grande, secondo me è più di 2 metri. Però un altro tessuto che ho preso è questo qua bianco, tutto ricamato così, con questi fiori e traforato. Mi piaceva tantissimo e sapete cosa mi ricordava? Mi ricordava gli abiti di Zimmermann, che io adoro tantissimo. C'è un abito in particolare che mi piace, che ve lo metterò qua. E quindi quando ho visto questo tessuto ho pensato subito all'abito di Zimmermann, ho detto devo averlo assolutamente. E pure questo cotone. Andiamo avanti, un altro tessuto che ho comprato è questo bordeaux. Quanto è figo! Io non so se la videocamera sta mettendo bene a fuoco, perché la sento che sta impazzendo praticamente. Io spero che tu metti bene a fuoco, perché sennò ti picchio. E ho preso questo, che è un satinato, secondo me ottimo per fare un abito lungo, di quelli tipo da sottoveste, e quindi mi piaceva tantissimo. Anche qua ce n'è abbastanza, perciò saranno 2 metri. Questa l'ho presa sempre da un'altra bancarella, dalla signora italiana che vi dicevo. Scusatemi se dico signora italiana, signor indiano, ma non so i loro nomi. Vado spesso, ma non ci ho mai preso più di tanto confidenza, perché sono lì alla ricerca dei tessuti e quindi ho tempo per dedicarmi alle presentazioni. Allora, un altro tessuto che è bellissimo secondo me è questo qua. Love that! Ma il colore? Sicuramente videocamera non renderà, non farà vedere assolutamente che colore è. Però ragazzi, quanto bello è questo colore! Cioè,
è un verde, non è un verde forte, ed è, ce n'è tantissimo, questo qua sarà 6 metri di tessuto secondo me, è meraviglioso, c'ha anche una targhetta, non so perché c'ha la targhetta, c'è tipo una targhetta con scritto Norman, Caffissi via della fattoria 4 SPA, tavola Prato Italy, made in Italy c'è scritto, certo, boh. Non lo so se è made in Italy o non made in Italy, ma secondo me è una viscosa ed è veramente leggerissimo e freschissimo. Cioè io quando tocco i tessuti sento già quelli che mi danno fastidio, che sono i poliestere che io odio. La viscosa è una cosa che mi piace per la freschezza e anche per come la lavoro. Perciò sì, ce n'è tantissimo qua, quindi anche con questo pensavo di fare invece degli abiti simili a quelli di Cult Gaia, che vedete che è un sito che mi piace tanto, che vende degli abiti pazzeschi, strepitosi, ma un po' costosi. Perciò sì, cioè tipo questo mi è costato 2,50 euro, sì, 2,50 euro questo mi è costato, perché se prendevo due pezzi, un pezzo costava 3 euro, se prendevo due pezzi di tessuto, di quelli che trovavi, e diciamo qua sono 5 metri, se prendevo due pezzi erano 5 euro, quindi sì, mi è costato 2,50 euro. Avanti un altro, sempre sul verde restiamo, però questo non è un verde acqua, anche se sinceramente mi sembrava tipo un blu, e qua si è attaccato qualcosa, aspettate che ho preso anche questa, poi ve lo faccio vedere, questa meraviglia, guardate. Questo sicuramente è un poliestere, però è un poliestere molto morbido e fresco, mi piace. All'interno è un po' più ruvido, all'esterno invece è molto satinato, quindi anche questo farò un abito simile a quelli di Cult Gaia. Che dite? Ho preso anche degli strass da fare dei ricami per questo e per l'altro tessuto. Io anche ho preso degli accessori che poi vi faccio vedere per fare le spalline, e vabbè, vi faccio vedere dopo perché è meglio che vi faccio vedere prima i tessuti. Un altro tessuto, adesso cambiamo colore, sempre i colori di quest'anno, perché ho visto che quest'anno il verde, col verde va tantissimo. Il rosa, vabbè, il rosa mi piace tanto, il bordeaux non lo so, non sono tanto sicura, non è un colore che mi piace, però volevo un abito un po' più scuro, perciò il nero, non ho trovato un tessuto satinato nero semplice, perciò ho detto lo faccio bordeaux, tanto di bordeaux ho visto che se ne usano. Allora, un altro tessuto che è questo qua, sempre freschissimo, e ha queste righette sopra, non so se vedete, ve lo avvicino un po', ha un po' queste righette, però è anche questo poliestere sicuro, però è molto molto fresco, molto bello al tatto, cioè per me il tessuto deve essere bello al tatto, perché se non è bello al tatto, cioè io non posso proprio averlo addosso, mi sento male, tanti tessuti io non li posso indossare, quindi capisco anche gli altri. Pure questo l'ho preso dalla signora italiana, mi piace tantissimo il colore, penso sempre andrò a fare un abito o forse farò un set magari short con il top sopra, non so, ditemi voi cosa ne pensate, secondo me sarebbe molto carino, tipo un top con le maniche a sbuffo e un paio di short semplici, eleganti, fatemi sapere, il colore mi piace tantissimo. Un altro tessuto è questo, che pure questo è una viscosa molto leggera, trasparente, ed ha tutti questi disegni. Avete presente, quest'anno va molto di moda tipo fare il, come cacchio si chiama, non ho idea come si chiama, ma tipo fanno colorare i tessuti stringendoli con dell'elastico, e dove l'elastico stringe il colore non penetra, quindi si creano tutti questi disegni di fantasia. Ecco, mi sembra un po' quello stile là. Pensate che quando in Moldavia alla maturità ho dovuto fare il mio tema, e ho scelto di creare degli abiti,
in cotone e di disegnarli in questo modo qua. Quindi mi ricordo che avevo fatto tanti nodi, quindi avevo disegnato, avevo colorato il tessuto con tantissimi colori e volevo portarmi via quel progetto che avevo fatto, ma siccome avevo usato tutti i prodotti erano i prodotti della scuola, allora non me li hanno fatti portare via. Perciò sono rimasti là da loro, però mi ricordo sì che quello era il mio tema, perché facevo una scuola di arte e facevo tinte su tela, ma potevi scegliere anche di tingere i tessuti e io già da lì avevo capito che l'abbigliamento sarebbe stato una cosa che mi piaceva tantissimo, quindi mi hanno detto potresti scegliere invece di fare un disegno su tela di disegnarlo su un abito, su una tua creazione. Infatti l'ho fatta io, le ho cucite io e le ho disegnate io. Straorgogliosa, cavolo ero. Comunque, questo è un po' brillantinato, ve lo avvicino così lo vedete. Ed è molto molto bello, mi piace tantissimo tutta questa fantasia. Anche su questo farò un abito svolazzante, un abito di quelli chic. Vabbè, io dico farò un abito chic, poi vediamo quello che esce fuori. Avanti un altro. Madonna ragazzi, ce ne sono ancora. Oh mio Dio, non pensavo di averne presi così tanti. Vabbè, questo invece è sempre una viscosa gialla. Anche il giallo è un colore di quest'anno. Vedo che c'è un difetto qua. Vabbè, non è che potevo sperare di avere dei tessuti che costano poco e che non abbiano dei difetti. È un giallino un po'... non è quello acceso, proprio il giallo sole. È un giallo... quasi ocra, ma non è ocra, non so poi se in camera come si vede. È molto elastico, tanto elastico, secondo me tipo si potrebbe fare anche un costume da bagno volendo con questo. E io un costume da bagno giallo non ce l'ho e lo stavo cercando, quindi vediamo, magari o facciamo un costume da bagno o se no anche qua degli abiti andrebbero bene. Non lo so, ci penserò. Come nella mischia c'erano tanti tessuti, ma erano perlomeno tessuti scuri, tessuti molto, cioè colori piatti, e quando ho visto, quando avevo i colori accesi, i colori belli, li acchiappo subito. Poi siccome ne avevo tipo così, la signora, e stavo pensando ancora se prenderne alcuni, alcuni no, la signora mi ha detto dammeli a me che te li metto già via, e io ok, cioè non potevo dire no signora, dovevo pensarci, ho detto sì va bene, ok prego, quindi sono stata obbligata a acquistarli tutti, però comunque mi piacciono tutti, cioè non mi pento assolutamente. Un altro tessuto che ho preso è questo, che invece sembra una sciarpa e secondo me sarà ottimo per un altro abito molto semplice per il mare. Io quest'anno voglio indossare solo gli abiti perché non ne posso più di pantaloni, cioè mi danno fastidio, poi non sopporto i pantaloni d'estate e l'anno scorso ho subito tanto l'estate, cioè era un caldo ragazzi, quest'anno si fa tendere l'estate, qui ancora non è caldissimo, cioè fa abbastanza fresco, però oggi è una bella giornata, c'è il sole, quindi si sta bene, ma ieri c'è il diluvio universale, ho capito dal meteo che anche questi giorni pioverà tantissimo, quindi non ci si aspetta che il tempo migliori per adesso, ma speriamo fino ad agosto che il tempo sia più bello. Ma comunque io voglio avere degli abiti semplici, freschi, in modo da non patire più il caldo, perché l'anno scorso l'ho patito tantissimo e avevo pochissimi abiti. Poi vabbè, diciamo che alcuni di questi abiti vi ho già detto che li metterò in vendita, perché devo finanziare questi video in qualche modo, se no mio compagno mi manda via di casa, ve lo dico, cioè mi lancia di casa. Allora, questo è molto bello, ha delle varie fantasie, sembra quasi una sciarpa, no? Però questi quadretti con tanta fantasia, sono dei colori che mi piacciono, il crema, perché non è proprio un bianco bianco, è un champagne crema, qualcosa del genere, con il rosa, chicchissimo, e anche questo molto morbido. È un poliestere sicuro,
cioè tu non puoi sapere che tipologia di tessuto è questo, lo devi indovinare, cioè te ne devi intendere, perché purtroppo lì non è che ti dicono questo è cotone, questo è tessuto, questo è... scordati. Un altro tessuto, ne abbiamo altri due, basta ragazzi, oltre, cioè con questo, senza questo altri due. Un tessuto bianco, allora voglio delle gonne bianche e anche dei top bianchi, guardate che bello questo tessuto, è tutto sbrilluccicoso ed è super fresco, meraviglioso, mi piace tantissimo. E anche perché ho comprato un altro tessuto che ve lo faccio vedere subito, che è questo qua, sempre bianco, però ha tipo delle stampe tipo animaliere, tipo il leopardo, come cavolo si chiama, spero che si vede, e ha queste piccole disegnini sopra ed è un po' trasparente, quindi ho detto se volessi fare un abito di quelli tipo sottoveste, purtroppo è molto trasparente, si vede sotto, perciò ho detto prendo un altro tessuto bianco da mettere sotto. Io mi sono imbattuta in questo e devo dire che mi piace tantissimo, cioè mi piace proprio anche tutto lo sbrilluccichio che c'è, penso che si potrebbe usare anche non come sotto ma anche come sopra, vedremo. Quindi questi sono due. Questo è un altro tessuto, ragazzi, che ho comprato, color pesca, che mi piace tantissimo, è molto brillantinato, simile a quello bianco come, come tessuto e anche la parte brillantinosa, e invece sul rovescio è normale, quindi ha un dritto e un rovescio. Molto molto bello, mi piace il color pesca, lo adoro, non sono ancora sicura cosa creerò con questo abito, cioè con questo tessuto, ecco, abito, perciò niente, poi ci penseremo. Poi volevo farvi vedere altri tessuti che ho comprato in precedenza, che sono questi qua. Allora c'è questo che era tipo una tenda, ma mi piaceva la parte, questa parte qua, tipo da fare, non so, una gonna o uno short, mi piaceva che finissi con questo ricamo finale, ma cioè è una tenda qua, come potete vedere, un pezzo di tenda, non so cosa farò, ma l'avevo comprato, boh. Ogni tanto vado distinto. Poi c'è questo, un altro abito, e volevo dire tessuto in viscosa, freschissimo ragazzi, addirittura adesso è freddo questo tessuto, giallo con tutti i fiorellini, bellissimo, sto pensando di fare un bel progetto con questo, poi non vi dico niente adesso, poi ve lo dirò, anche questo è super fresco, però questi li ho comprati in negozio e questo mi è venuto a costare 8 euro al metro, perciò sono 2 metri, per quello che ho detto nei negozi sono dei ladri. Poi questo è il lino bianco, ho preso un pezzo di lino bianco, penso che sia un metro per un metro e mezzo per un metro e mezzo, sì, più o meno. E, con questo sto pensando di fare invece degli short estivi molto, molto semplici, vediamo, magari anche un abito fresco per casa, per mia mamma. Penserò, intanto l'avevo comprato e questo mi è costato intorno ai 7 euro, 8 euro mi pare, anche questo si è fatto pagare il signore. Poi ho preso gli accessori, ragazzi, al mercato ho trovato questa striscia, questo meraviglioso ricamo che vi faccio vedere da vicino, è stupendo, stupendo con queste rose. Non ho ancora preso il tessuto di questo colore, però stavo pensando più avanti di fare magari qualcosa con questo, pensavo di fare tipo, non so, lo scollo di qualche abito così, oppure metterlo sul polso, fare, non lo so, ci penseremo, non ne ho proprio idea, però mi piaceva, quindi ho detto non posso non prenderlo, e poi è 1,20 m, 1,30 m e mi è costato 3 euro, perciò ragazzi, cioè, come facciamo a non prenderlo? Certo che sì. E poi ho preso anche, come vi dicevo, queste perline
di tre colori, di tre verdi diversi, di tre nuance di verde diverso, perché voglio, voglio fare dei ricami su quei tessuti verdi che mi piacciono tantissimo. Poi un'altra cosa che ho comprato invece sono queste, pietre, sono delle pietre, sì, speriamo che metta bene a fuoco. Sono delle pietre che in realtà le avrei preferite un po' più tonde, invece questo hanno il taglio, hanno tanti tagli, quindi tante facce, e secondo me, cioè, non vorrei che fossero fastidiose, perché pensavo di fare, di usarle per fare delle spalline per un abito. Però non lo so, secondo me non ci sarà gran problema, perché questa modalità qua di spalina con delle perle le ho viste su Quilt Gaia e mi sono piaciute, perciò ho pensato di creare anch'io un abito con queste perline. Guardate quanto sono belle! E niente ragazzi, con questo è tutto per oggi. Ho speso più o meno sui 50 euro solo per questi tessuti, poi per gli altri ultimi due che vi ho fatto vedere, quello giallo con i fiori e il lino, un po' di più, perché sì, si è fatto pagare il signore. Quelli li avevo presi a parte, ma ve lo volevo far vedere lo stesso. Niente ragazzi, grazie mille per aver guardato il mio video fino alla fine. Se vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi al mio canale. Fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video, che vi faccio vedere tutto quello che acquisto quando vado ad acquistare i tessuti, perché ho preso anche tante altre cose, ma non ve li faccio vedere adesso perché è veramente un disastro. Ci sono cose che non c'entrano in niente, sono un po' di qua, un po' di là. Ho preso il filo da cucire, tipo 20 euro, ho preso penso 50 o 60 fili, proprio bobine da cucire, che ho trovato al mercato con mia mamma, ma quello è un'altra storia. Comunque non vado a divulgarmi troppo, vi lascio perché sennò qua diventa infinito, e vado a mettermi a creare qualcosa, quindi ci vediamo al prossimo video. Muah!